battaglia che porto avanti anche da quando ero un semplice consigliere di quartiere. E la variazione di bilancio approvata, e quindi da me suggerita, ha portato allo stanziamento dei primi 500.000 euro per riqualificare una delle piazze più belle della nostra città, l'unica piazza in città con i porti. Oggi la maggior parte delle botteghe sono sfitte perché chiaramente io dico sempre perché un imprenditore dovrebbe investire in questa piazza. Immaginare invece come sarà, perché ora per fortuna il bilancio delle somme le abbiamo messe, una riqualificazione può ingolosire, può, come posso dire, dare la serenità a degli imprenditori che diventerà un luogo più sicuro dove poter quindi mettere risorse e quindi creare anche una nuova economia. Andare troppo lontano, abbiamo un esempio proprio a pochi metri, Largo Seggiola, che ne è stata riqualificata grazie all'intuizione di alcuni imprenditori che hanno avuto il coraggio di investire in un luogo che si trovava in stato di degrado e di abbandono. Grazie a 3-4 piccoli imprenditori che sono riusciti a fare rete con attività anche diverse fra loro, fondamentalmente hanno riqualificato un luogo, che chiaramente è un luogo un po' più piccolo, quindi anche più semplice da gestire. Riqualificazione che riguarda i porci e quindi un impianto di illuminazione. L'obiettivo principale è quello intanto di ridare speranza agli imprenditori che ancora oggi resistono con enormi sacrifici, che fondamentalmente tengono in ordine la piazza, ma soprattutto ai residenti che negli ultimi anni o mesi hanno visto anche calpestare i loro diritti, perché obiettivamente spesso il luogo di risse dobbiamo restituirla ai cittadini. Purtroppo oggi è una piazza ostaggio di cattive frequentazioni e di un degrado che purtroppo impera.